Annalisa Cucinotto, una serata importante di confronto per conoscersi e capire le problematiche del ciclismo, le prospettive future. Serate come queste sono preziose. Ma sicuramente, purtroppo le problematiche sono molte e non basta una serata sicuramente per risolverci, vorrebbero molti più convegni come questo e cercare persone che hanno il coraggio di cambiare le cose. Avete portato una testimonianza importante, quella vostra di atleti, avete dato veramente un bel contributo alla serata. Ma sicuramente, secondo me, per migliorare le cose si dovrebbero ascoltare di più gli atleti e meno i politici, perché sono gli atleti quelli che vivono la vera, che sanno com'è la situazione reale nell'ambiente. È stata una serata emozionante da tutti i punti di vista. C'è l'emozione della sera che precede un evento così importante e c'è anche stata l'emozione di sentire gli atleti paralimpici che ci hanno raccontato delle cose veramente meravigliose del loro mondo, del loro modo di affrontare la vita e lo sport, la sport e la vita. E allora, queste sono serate che veramente permettono di riconciliarci con tante cose. Insomma, allora noi andiamo questa sera a cena contenti e non vediamo l'ora che arrivi domani mattina. Io in particolare avrò, mi hanno detto, questo grandissimo onore di dare il via a questa corsa, quindi io sono ancora di più emozionato. È stata un po' una bella serata. E come mi ha detto prima, il problema è, in questo momento è economico, e poi secondo me i fondi non sono ben gestiti. Il problema in Italia è che ognuno, quando è a posto per lui, non pensa agli altri. Secondo me, per migliorare delle cose bisogna fare delle unioni, con l'unione puoi andare avanti e puoi combattere anche questo problema, insomma. E da ex dilettante faccio un bel augurio per questo, che si svolga bene questo Giro del Friuli a cui ho partecipato e mi ha dato molte soddisfazioni.